Un elicottero non può volare inclinato di 90 gradi. È assurdo. Ciao amici dell'aviazione, sono Vernice Clyde O'Armor e nel 2003 sono diventata la prima donna di colore in America a prestare servizio come pilota da combattimento in due missioni in Iraq. Oggi esaminerò alcune scene con elicotteri nei film e giudicherò quanto siano realistiche. Un elicottero d'attacco, in media, può gestire solo un certo peso. In combattimento, a volte non riuscivamo nemmeno a trasportare l'intera quantità di carburante perché trasportavamo razzi e missili. Quindi il peso di questo supera il carico utile di 900 o 1800 kg. Per non parlare degli altri veicoli ad esso collegati, totalmente irrealistici. Credo stessero cercando di simulare lo sforzo che faceva l'elicottero per evitare che i veicoli lo trainassero, ma questo non è possibile. Quando un elicottero si ritrova a tirare più peso di quello che può, il motore non esplode in quel modo. Questo rallenterà semplicemente la trasmissione e l'elicottero non sarà in grado di sollevarsi. Lo trascinerà verso il basso, ma di certo non esploderà. Sir, the weapons are back online. Goodbye. Un missile o un razzo devono essere armati e qui non c'era assolutamente il tempo necessario per far partire un missile. Di base, qualsiasi lancio che venga effettuato nel raggio di diciamo 15 o 20 metri non è in alcun modo realistico e se lo hanno fatto partire non esploderà ma sarà solo un pezzo di metallo qualsiasi che colpirà il suolo. Se invece dovesse esplodere, le schegge di metallo dell'ordigno si solleverebbero e colpirebbero l'elicottero che con tutta probabilità verrebbe abbattuto. Gli darei un 3. Missili diversi si armano a distanze diverse, ma certo non a meno di 15 metri. La spirale discendente si verifica quando la coppia di torsione viene applicata maggiormente su una certa parte dell'elicottero. Ecco perché c'è il rotore di coda. Se ci fosse solo il rotore sulla sommità, l'elicottero ruoterebbe. Il rotore sul retro gli impedisce di girare. Quindi c'era qualcosa di sbilanciato. Riuscirà a riprendere il controllo? Sì, assolutamente. Non ho visto alcun valido motivo per cui l'elicottero stesse scendendo in picchiata. Non appena si tira su e si cambia la posizione delle pale del rotore, il muso del velivolo dovrebbe alzarsi automaticamente, indipendentemente dal fatto che il motore sia in funzione o meno. È puramente una questione di aerodinamica. Non so perché non sia riuscito a tirare su il muso, a meno che non abbia avuto un malfunzionamento dell'impianto idraulico, per cui i comandi non rispondono. Ma non era questo il caso, perché a un certo punto ha tirato sulla cloche ed è volato via. Irrealistico. A meno che il tizio non sia un pessimo tiratore, gli elicotteri non manovrano molto velocemente. Non è possibile schivare i proiettili in questo modo. Un elicottero non reagisce rapidamente come fa un jet. C'è sempre un po' di ritardo. Quindi, se facessi andare avanti e indietro il mio elicottero, esso ruoterebbe sul suo asse, ma non avrebbe necessariamente il tempo di spostarsi a sinistra o a destra. Proprio per questo motivo, lo si vedeva, ad esempio, scendere e risalire, ma non si sarebbe certamente allontanato dalla linea di fuoco con tanta rapidità. Non funziona come con un jet, che vira immediatamente verso sinistra o verso destra. Sì. Nessuno sarebbe sopravvissuto a questo. La cabina, l'elicottero, il telaio, è impossibile, non sarebbero rimasti intatti, ma per nessun motivo al mondo. Si sarebbe completamente distrutto non appena le lame hanno colpito il suolo, e mentre rotola si vede che lo urtano. Ci sarebbe stata anche un'esplosione dovuta al gas all'interno dell'elicottero. Questo lo definirei impossibile. Mentre il tuo velivolo sta precipitando, in realtà lo stai pilotando verso il basso. Si tratta dell'autorotazione, come quando si ha un ventilatore alla finestra e una brezza soffia attraverso di esso iniziando a farlo girare. Questo è il principio base del funzionamento di un rotore. Quando si è a bordo e si sta praticamente precipitando, è perché si è persa l'alimentazione del motore e quel che resta è la sola grande elica sulla sommità. Quindi, quando ci si trova a pochi metri dal suolo, si tira su il collettivo mentre l'elicottero sta ancora volando in avanti e la resistenza attutisce l'atterraggio. In questo caso non c'è stata alcuna resistenza, non c'è stata alcuna discesa controllata. È stata solo una catastrofe. Non sarebbe rimasto nulla. Devo dare un 1. Non puoi volare attraverso una cosa del genere. È irrealistico.
I rotori sarebbero già caduti dall'elicottero. Per quanto le pale sembrino robuste, sono molto sensibili e finemente sintonizzate e bilanciate. E non appena impattano con un oggetto, non è più possibile far volare il velivolo. Sarebbe potuto sembrare realistico che The Rock si fosse aggrappato alla fiancata dell'elicottero. Dico questo perché la maggior parte della spinta verso il basso esercitata dalle pale di un elicottero si trova nell'ultimo terzo delle pale e non al centro. Quindi, la forza data dal vento non lo avrebbe spinto fuori dalla zona centrale. Totalmente irrealistico. È proprio come il volante di un'auto. Non è mai in una posizione fissa ma in continuo movimento. Dove ha preso il pezzo? Quando l'hanno mostrato nella clip, era del tutto stabile. È del tutto in grado di manovrarlo. Nella realtà non sarà mai stabile come si vede qui. No, un elicottero non può volare inclinato di 90 gradi. È assurdo. Non posso far altro che dargli un 1. È realistico che siano presenti delle armi nella parte anteriore degli elicotteri d'attacco. Io avevo un Gatling da 20 mm a tre canne che ruotava e sparava proiettili molto velocemente sul bersaglio. Quindi sì, è realistico al 100%. Solo dei piloti potevano sparare con quell'arma. Si vedono due lanciarazzi e due lanciamissili a destra e a sinistra. In ognuna di queste capsule ci sono 26 razzi. Poi ci sono 4 missili nella parte più all'interno. Questo è un carico utile standard per un elicottero d'attacco. I razzi che vediamo lanciare qui sono chiamati generalmente razzi da 70 mm, quindi di loro possiamo dire che hanno circa queste dimensioni e sono piuttosto lunghi. Il loro funzionamento è proprio lo stesso dei normali proiettili: miri, poi spari, tiri, e il vento ha un impatto sulla loro direzione. D'altra parte, i missili Hellfire sono a guida laser. Quindi sono guidati da un laser verso un obiettivo specifico. Un razzo ha effetti su una piccola area, diciamo di 6 o 9 metri. In poche parole, nella pratica, questi razzi non appena arrivano a colpire l'obiettivo target specifico esplodono. Però un missile, dal canto suo, ha decisamente molta più potenza esplosiva. Puoi sparare a un carro armato o a un edificio e questo esploderà. Ci sono missili a ricerca di calore e missili che possono volare completamente da soli fino a raggiungere un jet. Ma in primo luogo non si tratta del tipo di missili che si trovavano su questo elicottero e, in secondo luogo, gli elicotteri normalmente non li trasportano. E inoltre, questi non inseguono gli umani. E dubito che il suo jetpack abbia emesso abbastanza calore, perché probabilmente in tal caso gli avrebbe bruciato le gambe. Non è in alcun modo possibile che si possa planare attraverso i vortici d'aria creati dall'elicottero. Piuttosto, li avrei visti facilmente volare più in basso, di almeno 15 o 30 metri. Il carico utile era però realistico. Invece i missili a ricerca di calore non tanto. Gli do un 7. Volare in formazione con gli elicotteri è molto comune. Ci esercitiamo spesso. Atterriamo insieme, decolliamo insieme. E lo facciamo anche in un ambiente come questo, in cui si ha una missione nella quale, ad esempio, si deve far sganciare un gruppo di soldati. È assolutamente possibile che ciò accada. Tutto ciò che riguarda quella manovra di combattimento, a partire dall'inserimento alla caduta, è il motivo per cui non facciamo più attività statiche di questo tipo in combattimento, data la vulnerabilità. E l'elicottero non ha praticamente nessuna manovrabilità quando ci si trova tanto vicini da poter uscire molto velocemente. Un elicottero non si muove velocemente. Prima di tutto deve prendere progressivamente slancio e solo poi può partire. I lanciarazzi RPG sono un'enorme minaccia per gli elicotteri, soprattutto se voliamo a bassa quota e lentamente. Un giorno stavo volando durante un combattimento, proprio durante le prime fasi, e ho visto queste grandi nuvole di nebbia e tutti cercavamo di capire cosa fossero realmente. Erano dei lanciarazzi, programmati per esplodere a 60-90 metri. Alcuni dei miei compagni sono stati colpiti. Sono davvero una minaccia enorme.
Quindi, l'unica parte che definirei realistica di quel filmato è quando il lanciarazzi ha colpito il rotore di coda dell'elicottero. Penso che avrebbe dovuto ruotare molto più velocemente e, inoltre, non stava planando a motore spento. Alla fine, se avesse cercato di attutire un po' l'atterraggio, proprio come ci insegnano a fare in quel tipo di situazioni con la perdita del rotore di coda, avrebbe cercato di girare in tondo nella direzione in cui stava ruotando per avere un po' di controllo. Ma non sarebbe atterrato piatto, come si è visto in quel video. Chi sta nella parte posteriore si spera sia legato, altrimenti verrebbe immediatamente scagliato fuori, proprio come in un incidente in cui l'auto si capovolge e tutti finiscono fuori dall'abitacolo. Penso che mostrino o filmino più elicotteri colpiti al rotore di coda solo perché è più drammatico. Se vieni colpito al rotore di coda inizierai immediatamente a girare e perderai il controllo. Se vieni colpito al rotore principale esplodi e cadi, molto meno eccitante. In una scala da 1 a 10, do un 9. Qui ho un unico appunto, non capisco perché sia fuori controllo. Nessuno sta toccando il pilota. Ci sono solo due ragazzi che lottano nella parte posteriore. Non è difficile lottare e muoversi nella parte posteriore di un elicottero. Direi che è quasi come trovarsi in un ascensore senza muri. Non fare un avvitamento. No, no, non ci siamo proprio. Un giro completo, e ad un grado tanto elevato, comporterebbe una perdita di peso eccessiva per il rotore. Un elicottero esercita una trazione su di un piccolo polo, quindi c'è sempre bisogno della presenza di un peso sul sistema del rotore, peso che proviene dall'elicottero stesso. In conclusione, l'insieme di tutte queste piccole cose, a partire dall'avvitamento che ha fatto nella scena alla fine e il volo a rovescio, sono del tutto irrealistiche per un elicottero. C'è solo l'elicottero della Red Bull, che è l'unico in grado di fare cose del genere. Ma per la maggior parte, per il 99% degli elicotteri, non è assolutamente una cosa fattibile. Meglio non superare 50 o 60 gradi. Che dire? Devo per forza dare un 3. Tutti i paesi hanno elicotteri diversi e questo che vediamo nella clip è straniero e sicuramente è molto più stabile in generale avendo queste specie di semiali. Senza dubbio sarebbe in grado di trasportare molto più armamento. Per quanto riguarda gli elicotteri d'attacco, qui in America abbiamo l'Apache nell'esercito e il Cobra nel corpo dei Marines. Sono molto simili, è come paragonare la Mustang alla Camaro. Ci sono molte somiglianze, ma ci sono anche alcune differenze. Negli elicotteri d'attacco di solito si trova il tandem, ovvero la presenza del pilota e del copilota davanti e dietro. Oppure, pilota e copilota possono essere affiancati. Come nei Black Hawk e anche nell'Apache si è in realtà in tandem proprio come il Cobra. Quando si vola su un elicottero che ha i cosiddetti door gunner o mitraglieri, sul retro, i piloti sanno come manovrare il velivolo nel modo giusto, per far sì che il bersaglio si trovi nel posto giusto, affinché questi ultimi possano sparare al bersaglio. Non saprei quanto Rambo sia stato addestrato come pilota con i mitraglieri POV. Comunque se metti l'elicottero in posizione, i mitraglieri sapranno che fare. Il capo squadra può dire verso sinistra o verso destra, oppure dare loro istruzioni specifiche. Soprattutto se la situazione cambia e il target si sposta, e il pilota di sinistra o destra non può più vederlo. Sono in costante comunicazione per tutto il tempo. Vi do un 6. In quella clip non c'era assolutamente nulla da definirsi realistico. Supponiamo che il missile a ricerca di calore ci stesse inseguendo. Quando si spegne il motore, resta ancora caldo a lungo, quindi i missili a ricerca di calore ci avrebbero trovati comunque. In nessuna situazione spegnerei il motore. E i rotori non smetteranno di girare in quel modo. Per il solo fatto che l'elicottero stava volando, il rotore non avrebbe mai smesso di girare, anche se non avesse avuto energia. Erano letteralmente a 300 metri d'altezza dal suolo. Non è possibile che i rotori possano iniziare a girare di nuovo e abbastanza velocemente da riprendere il controllo del velivolo per poterlo sollevare. È stato totalmente irrealistico al 100%. Un elicottero non è come un aereo, quindi non può assolutamente planare. General Zuko, you're currently engaged in warfare on United States military forces.
Il combattimento tra un elicottero ed un altro non è affatto cosa comune, perché pensando agli elicotteri si tratta di combattimenti ravvicinati e diretti con le truppe a contatto. Le uniche occasioni in cui si vedono elicotteri che si scontrano tra loro sono in film come questo, in cui i cattivi danno la caccia ai buoni. Se un elicottero si ritrova in un combattimento aereo, qualcosa è andato molto storto, perché non dovrebbe accadere. Voglio dire, noi veniamo certamente addestrati, ma l'addestramento si concentra, ad esempio, semplicemente su un jet che ci insegue, non su un altro elicottero che si scontra con noi. Ma se ci trovassimo in una situazione come questa, sarebbe esattamente come si vede alla TV. Quando si spinge verso sinistra o si spinge il muso verso l'alto, si alza il collettivo e si vola da una parte all'altra. Più ci si muove, più è difficile per loro colpirti. Se si vola in linea retta invece, si può essere seguiti e quindi eliminati in volo. Gli elicotteri sono molto vulnerabili, non ci muoviamo tanto velocemente. Quindi se ti trovi in una situazione del genere, le probabilità non stanno esattamente dalla tua parte. Comunque tutti gli altri trucchi e le altre cose che hanno fatto non sono realistiche. A questa clip non posso far altro che dare un 2. E se ti è piaciuto questo video, clicca sul link qui sopra per guardarne un altro.